In questi giorni, che tradizionalmente segnano il rientro dalle ferie estive e la ripresa dell'anno sociale, parlando con amici, conoscenti, clienti di come siano andate le ferie, mi sono imbattuto nei più diversi sentimenti e stati d'animo. Per qualcuno c'è il rammarico delle vacanze ormai terminate, per altri la sensazione di benessere e di rigenerazione che ha lasciato in dote il periodo trascorso lontano da incombenze, impegni, lavoro. Per altri ancora la preoccupazione per la ripresa della routine quotidiana. Per alcuni la piacevole nostalgia delle esperienze fatte che si trasformeranno presto in dolci ricordi. Per gli studenti la malinconia, per non dire la disperazione, di un nuovo anno scolastico che sta per cominciare. Per altri infine la voglia di riprendere con energia ed entusiasmo il lavoro di cui si sentiva la mancanza. Ok, lo ammetto, questi ultimi sono un'esigua minoranza. Questa estrema varietà di stati d'animo di fronte al medesimo evento, ovvero la fine delle ferie e il rientro al lavoro, mi ha fatto venire in mente un celebre aforisma di Epitteto, un filosofo stoico vissuto a cavallo tra il primo e il secondo secolo d.C. Nell'opera intitolata Manuale, Epitteto afferma che ciò che turba gli uomini, e turbare non significa solo far preoccupare, ma propriamente modificare uno stato, e nella fattispecie uno stato d'animo, dicevo, Epitteto afferma che ciò che turba gli uomini non sono i fatti, bensì l'interpretazione che essi ne danno. In altre parole, Epitteto sostiene che non è ciò che ci accade nella vita che ci spaventa, che ci angoscia, che ci rende felici, bensì come noi ce lo spieghiamo. Devo confessare, quando mi imbattei per la prima volta da studente di filosofia in questa affermazione, rimasi un po' perplesso. Vi sono degli eventi, verrebbe da dire oggettivi, che sono di per sé spaventosi, dolorosi, angoscianti o all'opposto belli, felici, divertenti. E a nulla valevano per me a quell'epoca gli esempi e le argomentazioni che Epitteto adduce per sostenere la validità della propria posizione. Tuttavia, col passare degli anni, mi sono reso conto che fondamentalmente Epitteto ha ragione. Osservando quanto mi è accaduto nel corso della vita, ascoltando quello che è capitato agli altri, alle persone che ho incontrato, che ho conosciuto, mi sono reso conto che effettivamente le persone vivono in maniera diversa gli stessi eventi a seconda di come si li spiegano. Per esempio, provate a immaginare i pensieri di una persona che ha paura di salire sulle montagne russe e al contrario di una che non vorrebbe mai scendere. Il primo pensa, sono pericolose, prova paura, l'emozione, e quindi non sale, il comportamento. Viceversa, il secondo pensa, sono divertenti, è eccitato, questa è l'emozione, e si mette in coda per salire, questo è il comportamento. L'evento è il medesimo, ovvero le montagne russe. Ma l'emozione e il comportamento sono diametralmente opposti a seconda del pensiero che è stato fatto circa all'evento montagna russa. Le implicazioni della teoria di Epitteto sono numerose, ma trattandosi di pillole mi limiterò a un paio. La prima, piuttosto ovvia, è che le nostre emozioni e di conseguenza il nostro comportamento sono frutto del nostro pensiero. Istintivamente si è portati a credere che un certo evento, poniamo caso un collega che alza la voce con me, determini la mia emozione, l'arrabbiatura, e di conseguenza il comportamento, gli rispondo per le rime. In realtà la nostra reazione emotiva e il successivo comportamento sono frutto di un pensiero spesso fugace, addirittura inconsapevole o involontario, che più o meno rapidamente interpreta la situazione che ci accade. Nell'esempio del collega che alza la voce con me, uno dei tanti pensieri che potrei fare, per esempio, e che mi portano ad arrabbiarmi, ma come si permette questa persona di alzare la voce con me? E qui veniamo alla seconda implicazione della teoria di Epitteto, ovvero la chiave per poter determinare il nostro stato d'animo e gli strumenti per gestire al meglio l'ansia, la paura, il disagio, l'angoscia, o all'opposto anche il divertimento, la serenità, la felicità. Epitteto di fatto ci ha consegnato un passepartout universale per poter accedere alla padronanza dei nostri sentimenti e al dominio di sé, finalità a queste ultime proprie della filosofia stoica. In altre parole, ciascuno di noi ha il potere di determinare il proprio stato d'animo, provando a interpretare in maniera diversa gli eventi che ci accadono. Per esempio, anziché pensare che il collega che ha alzato la voce con me lo ha fatto perché è un maleducato, potrei provare a pensare
che il collega ha alzato la voce perché quel giorno era particolarmente stanco oppure sotto pressione per una scadenza importante. Questo tipo di pensiero mi aiuterà a vivere in maniera più tranquilla quella situazione e probabilmente mi porterà ad evitare di esacerbare gli animi alzando a mia volta la voce. Altro esempio, il mio capo mi ha convocato nel suo ufficio. Se credo voglia farmi un cazziatone, sarò molto in ansia e molto probabilmente mi presenterò da lui sulla difensiva. Se viceversa penso che mi abbia convocato perché vuole complimentarsi con me per un lavoro fatto o perché vuole affidarmi un incarico di responsabilità a cui tengo molto, probabilmente sarò molto rilassato e mi presenterò all'incontro sorridente e ben disposto. Essere consapevoli dei pensieri che si compiono riguardo a un certo evento è il primo passo per cercare di modificarli, esplorando altre possibilità e formulare dei pensieri che ci consentono di vivere al meglio certe situazioni. Certo, a parole è tutto molto bello, ma in sostanza come si fa? Poniamo che un giorno ci siamo trattenuti in ufficio fino a tardi e che mentre stiamo per uscire, prima di arrivare alla porta, dall'ultima stanza del corridoio salti fuori un nostro collega, Tizio, per farci uno scherzo. La nostra emozione sarà quella di un grande spavento e il successivo comportamento sarà quantomeno quello di mandarlo a quel paese. Ciò avviene perché il nostro pensiero interpreta quell'evento, Tizio che salta fuori all'improvviso e va dietro l'angolo, come un potenziale pericolo. Non immaginavamo che a quell'ora ci potesse essere ancora qualcuno in ufficio, né tantomeno che potesse esserci un malintenzionato. Ma se un altro collega ci avvertisse che poco prima di uscire dall'ultima stanza salterà fuori Tizio per farci uno scherzo, quando arriveremo alla fine del corridoio e Tizio salterà fuori e facendoci boom, quello che faremo sarà innanzitutto non spaventarci e al limite farci una risata con lui. Anche in questo caso, lo stesso evento, Tizio che salta fuori all'improvviso per farci uno scherzo, determina due emozioni e di conseguenza due comportamenti profondamente diversi sulla base del diverso pensiero che è stato formulato rispetto a quell'evento. In altre parole, significa allenarsi ad indossare, un po' come si fa per i vestiti nelle diverse occasioni, dei pensieri che ci consentono di vivere al meglio le situazioni che ci occorrono nella vita. Mai indosseremmo delle scarpe eleganti o un abito da cocktail per andare a fare del trekking in montagna, così come non ci presenteremmo con gli scarponi da sci a un importante incontro di lavoro. Non lo faremmo perché al di là delle ovvie e scontate ragioni di ordine sociali, non ci sentiremmo a nostro agio, non ci sentiremmo bene e i nostri comportamenti risulterebbero faticosi, dolorosi, impacciati. Nel concreto si può provare a interpretare l'evento che ci è accaduto o che sta per accaderci secondo punti di vista diversi, immaginando per esempio cosa ci direbbe il nostro collega immaginario che ci aveva avvisato dello scherzo di Tizio in fondo al corridoio, cosa ci direbbe un nostro amico, un nostro familiare, la nostra nonna, una persona per noi importante ma con un punto di vista decisamente diverso rispetto al nostro in una situazione analoga. Oppure ancora, provare a prendere le distanze dall'evento che attualmente ci sta preoccupando, ci sta angosciando, provando a ricordare come ci siamo sentiti angosciati, spaventati di fronte a certi avvenimenti in passato. Pensiamo per esempio all'esame di maturità e quanto a distanza di tempo tali sentimenti siano sbiaditi, se non addirittura scomparsi, e le conseguenze che avevamo immaginato non si sono mai realizzate. Come afferma Montaigne in un altro celebre aforisma, ho temuto molti mali che non ho mai sofferto. Si può anche provare a instaurare un dialogo interiore con noi stessi, come se parlassimo a nostro figlio piccolo che appena ha visto una scena scioccante in televisione. Che cosa gli diremmo? Quello che di fatto faremmo è dargli attraverso le nostre parole un pensiero diverso per interpretare in maniera più serena ciò che ha visto, evitandogli di trascorrere la notte insonne o in preda agli incubi, addirittura andando a rafforzare la fiducia in se stesso e la sua autostima. È vero, quello che hai visto è davvero spaventoso ed è normale provare paura, ansia, preoccupazioni in queste situazioni. Non c'è nulla di sbagliato in quello che stai provando. Pensa solo che questa esperienza ti renderà più forte per affrontare e soprattutto superare gli ostacoli che la vita ti presenterà in futuro. Ti voglio bene, qualunque cosa accada,
so che ce la farai. Anche questo evento, ovvero la visione di questo filmato, non sfugge all'affermazione di Epitteto. Il video è lo stesso per tutti coloro che l'hanno visto, ma a seconda dell'interpretazione che tu ne darai, ti sentirai interessato, annoiato, perplesso, curioso e di conseguenza ti comporterai. Lo consiglierai oppure no? Scriverai un commento positivo oppure uno negativo? Proverai a pensare in maniera diversa? Magari addirittura ci contatterai per una consulenza? Oppure chiuderai PC e smartphone e continuerai come prima. Perché, come afferma Epitteto, ciò che turba gli uomini non sono i fatti, bensì le interpretazioni che essi ne danno.